tanta gente, tante famiglie e tanti bambini questa sera a Castellamonte, a Crisù sotto le stelle. Sì, fortunatamente anche il tempo ha tenuto dopo tante serate e tanti rinvii che purtroppo abbiamo dovuto affrontare. Volevamo già farle nelle altre feste qui a Castellamonte. Stavolta il tempo ci ha graziato, quindi tante famiglie, tanti bambini. E questo evento, ci siamo inventati questo evento nella notte bianca di Castellamonte, Crisù sotto le stelle, e devo dire che sta riscuotendo un enorme successo e tutto ciò ben venga, e quindi anche per dare, diciamo, una mano al locale di staccamento dei Vigili del Fuoco di Castellamonte con delle offerte che anche la gente comunque sta elargendo, quindi ben venga tutto ciò. Un bel percorso per i bambini e poi panini e bevande. Sì, i bambini, come vedete dalle immagini, si stanno veramente divertendo, quindi siamo contenti di aver portato anche un po' questa novità, diciamo. E in più anche quest'anno abbiamo deciso con tutti i colleghi della delegazione di Castellamonte di proporre appunto il panino del pompiere, l'abbiamo chiamato così, appunto per racimolare qualcosa in più per donare al distaccamento di Castellamonte per le attrezzature o quello che necessita, diciamo, in tutti i giorni, via. Il ricavato di questa serata verrà appunto devoluto al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte, perché c'è sempre comunque bisogno di aiuto per riuscire a svolgere bene il vostro lavoro. Sì, certamente. Questa sera, in occasione della Notte Bianca nella città di Castellamonte, abbiamo ricevuto l'invito dal signor sindaco a partecipare alla manifestazione con questo momento ludico per i bambini che abbiamo denominato Crisù sotto le stelle, con l'aiuto del collega e presidente della delegazione Gianluca Peruffo. Abbiamo organizzato questo panino con bibita che sembra avere avuto molto successo, e il ricavato verrà devoluto a favore del distaccamento cittadino per l'acquisto di materiale, mezzi e attrezzature che servono per continuare a fare al meglio il nostro lavoro di tutti i giorni, che è quello del soccorso tecnico urgente. Servono diversi tipi di attrezzature o serve qualcosa di specifico? Cioè, avete un obiettivo specifico? Allora, noi abbiamo da un po' aperto un progetto per l'acquisto di un mezzo fuoristrada attrezzato con attrezzatura e per incendio boschivo e come mezzo polisoccorso, e tutti questi fondi che vengono offerti vanno a finanziare appunto questo progetto per l'acquisto del mezzo fuoristrada. A parte in questa serata, comunque, chi volesse donare e aiutare il distaccamento dei volontari dei Vigili del Fuoco di Castellamonte, come può fare? Allora, noi abbiamo un nostro conto corrente come delegazione, quindi per tutti quelli che vogliono darci una mano e sostenere il nostro impegno per il territorio e per i cittadini, possono farlo benissimo tranquillamente donando qualsiasi tipo di cifra, anche piccola, sul nostro IBAN, sul nostro conto corrente, per dare una mano al distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte. Castellamonte non delude mai, è sempre viva, tantissima gente questa sera per la Notte Bianca. Assolutamente sì, è stata ed è una bella serata partecipata, i negozianti stanno lavorando, quindi siamo molto molto soddisfatti di questa iniziativa che ripeteremo, come sapete, in varie serate durante tutta l'estate, quindi inizia da questa sera una bella estate castellamontese. Negozi aperti, tante bancarelle e anche i Vigili del Fuoco. Sì, diciamo che è una serata di allegria e di gente a volontà, perché come vedete c'è tanta gente, questo fa molto piacere alla nostra città. Abbiamo i Vigili del Fuoco che con Grisolandia hanno portato qui tanta gente, tanti bambini che si divertono, e questo per la città è bellissimo. Abbiamo le frazioni che hanno aderito anche a questa manifestazione, abbiamo la Proloco, abbiamo le frazioni della nostra città, e poi abbiamo i nostri commercianti che hanno aderito anche a questa manifestazione. Quindi da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione ringrazio tutti.